Buonasera, Pole Position. Abbiamo qui con noi come ospite il dottor Fabrizio Dantino. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Lei è presidente e amministratore delegato dell'azienda Alsco Italia, che opera nel settore delle lavanderie industriali dal 1963, quindi ha un bel po' di storia da raccontarmi questa sera. Quasi 60 anni di presenza, sì. 900 dipendenti e fatturiamo più di 120 milioni di euro. Direi che sono degli obiettivi notevoli per un'azienda che però ha ancora voglia di crescere, ma oltretutto voi siete un'azienda B2B e quindi mi domando in che modo vi rapportate direttamente con il vostro cliente? Ma noi siamo un'azienda specializzata nel noleggio, nel lavaggio e nel ricondizionamento dell'abito da lavoro, soprattutto nell'industria. Operiamo anche per cliniche ospedaliere e per resort. Il nostro compito fondamentale si esplica per ragioni di immagine del cliente, per ragioni di protezione del prodotto fabbricato, come avviene per ragioni di igiene nell'industria alimentare o nell'industria farmaceutica, addirittura nell'industria elettronica, o per la protezione dell'operatore, come avviene nel campo di vestizioni, che sono dei DP, dei dispositivi di protezione individuali. Certo, ma rimanendo legati al settore di igienizzare, perché ovviamente mi ha citato alcuni settori che toccate, sono settori che ovviamente come quello farmaceutico, chimico, alimentare, che serve igienizzare e trattare il capo con molta cura e precisione. Nel periodo del Covid invece come è avvenuto il vostro iter lavorativo, sempre legato alla parte di igienizzare? Noi ritiriamo settimanalmente le divise usate, le laviamo, le igienizziamo e le liberiamo da virus. Proprio in questo momento stiamo conducendo dei test su ceppi di Covid-19 che sono stati importati dagli Stati Uniti, hanno viaggiato in aereo sotto azoto liquido, vengono in questo momento testati in un laboratorio specializzato e verranno successivamente testati nei nostri cicli. Ok. Il virus del Covid-19 normalmente viene eliminato nel candeggio con ipoclorito o con acido peracetico, ma vogliamo avere una maggiore certezza andando ad effettuare esperimenti specificatamente con ceppi di Covid-19. Certo, giustamente volete offrire un servizio di altissima qualità ai vostri clienti e visto che igienizzate, pulite e con precisione e cura i capi, è giusto anche andare a studiare meglio il batterio in questione e andarlo ad eliminare il più possibile. Ma per quanto riguarda il futuro dell'azienda, che cosa si aspetta? In Italia il noleggio dell'abito da lavoro non è sviluppato come in altri paesi industrializzati. Ci aspettiamo ulteriori sviluppi, perché in realtà il nostro servizio è fruibile da ogni operatore professionale. Forniamo addirittura, in determinati casi, abito da lavoro che è abito d'ufficio, giacche, pantaloni, camicie, cravatte, persino scarpe e cinture. Ah, ok. Con un servizio sempre settimanale che garantisce al nostro fruitore di essere sempre impeccabile nella propria vestizione, anche quando questo deve assolvere compiti solamente estetici. Ma la nostra specializzazione è molto vasta. Per esempio, nel campo dell'ultrapulito, noi forniamo vestizione specifica e sterile in molti casi per ambienti a contaminazione controllata, come il confezionamento asettico nell'industria alimentare, la produzione di antibiotici e farmaci nell'industria farmaceutica, la produzione di chip nell'industria elettronica, dove il numero delle particelle deve essere inferiore a una certa quantità per piede cubico. Questi sono gli ambienti a contaminazione controllata. Certo. Ci deve essere una vestizione per gli operatori che deve assolvere a determinati requisiti. Certo, ogni settore ha bisogno della propria vestizione e del proprio trattamento e voi lo offrite a 360 gradi, anche quando magari il fornitore non sa che ne ha bisogno, voi siete pronti a fornirglielo. Io la ringrazio per essere stato qui con noi questa sera. Ricordo che qua con noi mi ha avuto come ospite il dottor Fabrizio Dannino, presidente e amministratore delegato dell'azienda Alsco Italia. Grazie. Grazie.
E noi per questa sera non abbiamo ancora finito di raccontarvi le news qua che arrivano dallo studio di Pole Position. Questa sera parleremo del settore dell'edilizia. Qui con noi per parlarcene meglio abbiamo come ospite qui con noi la dottoressa Sandra Buffo. Buonasera e benvenuta. Buonasera a tutti. Lei è l'amministratrice e presidente dell'azienda Press Edile SRL, un'azienda che opera dal 71 perché è un'azienda a visione familiare, qua davanti a me è la seconda generazione. Esatto, è nata, è mia coetanea. Quindi nel 1971 mio padre con i suoi fratelli hanno messo in piedi questa azienda. All'inizio si trattava di una conduzione familiare che nel corso dei tempi si è modificata e adesso siamo un gruppo abbastanza compatto di collaboratori che interagiscono molto bene. Certo, nel tempo si è sviluppata notevolmente l'azienda, appunto come ho detto all'inizio è toccato la seconda generazione e si continuerà così perché le aziende a visione familiare hanno sempre quella marcia in più, ma a livello di core business si è andato a entrare più nel dettaglio, nel vivo, nel tempo, è rimasto tale fin dal principio? No, è cambiata molto l'azienda. Se all'inizio si parlava soprattutto di edilizia pesante, quindi di costruzioni, adesso abbiamo dovuto fare delle scelte che sono più verso il commercio al dettaglio, le finiture e comunque sempre in modo professionale. Ci dedichiamo molto ai nostri clienti per la consulenza di tipo gratuito su tutto quello che sono i nuovi settori in espansione, senza tralasciare comunque l'edilizia pesante che diciamo così è la nostra tradizione di famiglia. Certo, bisogna sempre mantenerle vive. Ecco, la parte della consulenza gratuita è una marcia in più per andare verso i propri clienti finali perché li fa unire molto di più a voi, anche perché voi avete un rapporto molto limpido col vostro cliente, al tal punto da avere collaborazioni importanti. Sì, certo. Allora, noi collaboriamo con i più grandi gruppi di produzione di materiali edili, che sono la Keracol, la Mappei, la Saint-Gobain, la Monier, tutti gruppi molto strutturati. Noi siamo una rivendita di piccole dimensioni, ma che nel tempo ha saputo prendere un pezzo di mercato sulla nostra zona, che è comunque una zona molto particolare, è pedemontana, è abbastanza limitata, ma con degli ottimi risultati. Infatti siamo molto contenti. Tra l'altro nel 2017 siamo entrati a far parte della famiglia Bigmat, che è un gruppo di rivendite indipendenti che abbraccia un po' tutta l'Europa, presente in Francia, nella penisola iberica, nei paesi dell'est, e questo ci ha dato ancora più visibilità. Infatti adesso stiamo cominciando a valicare i nostri normali confini e ci stiamo ampliando, imparando anche a fare un altro tipo di business. Certo, ma siccome lei è cresciuta respirando questo mestiere, perché appunto è stata fondata da suo padre ed è cresciuta nel tempo e adesso c'è anche lei in azienda, ma ha proprio delle caratteristiche l'azienda particolari che lei le ha fatte sue. Facendo le sue comunque ha anche studiato molto il cambiamento del mercato in questo settore e la mia domanda è: a livello politico ci sono dei decreti che vanno incontro o agevolano comunque il settore dell'edilizia? Diciamo che siamo in attesa, nel senso che il governo ha fatto grossi passi avanti, nel senso che se l'edilizia è stata un po' il fanalino di coda negli ultimi anni, anzi è stato un settore in grossa difficoltà, in questo periodo si assiste proprio a una volontà di trovare una soluzione e un rilancio, anche perché è un settore fondamentale per lo sviluppo anche nazionale. Pertanto siamo in attesa del decreto attuativo sullo sconto in fattura, che avrà dei risvolti molto molto positivi sia per noi ma soprattutto per l'utente finale, l'utilizzatore finale. Noi siamo ben speranzosi e incrociamo le dita che ciò avvenga nel più breve tempo possibile. I tempi non si sa mai stabilire quali siano, però è giusto essere sempre positivi e soprattutto continuare a puntare in alto come avete sempre fatto voi dal 71 ad oggi. Io la ringrazio per essere stata qui con noi questa sera, è stato un piacere averla qua. Ricordo che qua con noi abbiamo avuto come ospite questa sera la dottoressa Sandra Buffo, amministratrice e presidente dell'azienda Press Edile SRL. Grazie. Grazie mille. E noi non ci spostiamo, rimaniamo qua fermi a Pole Position ancora per un po'.
Questa sera a Pole Position parleremo di un'azienda storica che opera nel settore delle macchine da palestra, mossa da una passione dei genitori. Qui con noi abbiamo il figlio, ovvero il vicepresidente dell'azienda Panatta, ovvero l'ingegnere Edoardo Panatta. Buonasera. Grazie mille dell'invito, Martina. Come dicevo all'inizio, è stata fondata dai suoi genitori, Rudy e Angela Panatta, sì, mossi da una passione comune per il fitness, e hanno dato il via nel 1982 all'azienda. Sì, è una bellissima realtà familiare e siamo una delle aziende più antiche nel settore del fitness che produce interamente in Italia e attivi quasi da 5 decadi, perché mio papà ha iniziato a costruire macchine addirittura prima del 1982, nel 1975. Quindi dire passione forse lo limitiamo come terminologia, perché oltretutto i suoi genitori erano sportivi. La mamma ha vinto 7 volte il titolo di campionessa italiana di sollevamento pesi. Quindi assolutamente sì. Passione allo stato puro. Allora andiamo a vedere un attimino per quale motivo è stata fondata l'azienda, ovvero che cosa producete. Produciamo macchine da palestra per ogni ambito del settore di riferimento, quindi classiche palestre. Possiamo fare macchine per le forze armate, e per i centri di riabilitazione, fisioterapia, hotel, ospedali. Tocchiamo tutti i settori del nostro... Oltretutto toccate anche tutte le età, perché partiamo dai bambini per uno scopo più ludico, agli sportivi di un'età media e oltretutto la terza età a livello di fisioterapia. Sì. Nel corso del tempo abbiamo sviluppato molti progetti. Uno di questi è molto bello e riguarda i bambini di età dai 5 agli 11 anni, disegnando e progettando delle macchine che li aiutano a crescere in modo corretto e senza problemi di, per esempio, di obesità o altre patologie. Anche perché il nostro corpo è un tempio, bisogna prendersene cura ogni momento. Certo. E voi ve ne prendete cura sia del vostro che quello degli altri, mettendo sul mercato questi macchinari con degli studi alle spalle molto importanti, perché voi siete legati alla biomeccanica. Sì, il corpo umano è una macchina che può essere perfetta e va gestita, diciamo, anche da chi se ne occupa in modo perfetto. Quindi il nostro focus è riuscire a dare all'utente, al cliente, una macchina che sia sicura e altamente performante. Quindi questo viene grazie a uno studio molto importante che riguarda tutti i particolari della macchina. Tutto il prodotto viene interamente fabbricato nei nostri stabilimenti. Il nostro ufficio di ricerca e sviluppo studia come realizzare il macchinario perfetto. Questa è la nostra mission. Certo, ma non dimentichiamo che è tutto made in Italy al 100%, assolutamente, partendo sì, addirittura dall'idea, sì, e in più voi customizzate ogni singolo prodotto. Sì. Abbiamo un dipartimento nuovo che abbiamo chiamato Atelier del Fitness, uh-huh, con cui il cliente può visitarci e chiedere per esempio una modifica estetica particolare della macchina, come un colore speciale o una pelle di tipo diverso rispetto a quelle nostre del catalogo. Oppure alcuni clienti addirittura chiedono una modifica strutturale del prodotto e noi siamo in grado di fare queste cose. Tutte caratteristiche che vi hanno portato nel tempo a crescere, a toccare 90 paesi, ma sono sicura, sì, che non vi fermerete fino a qua. Cercheremo di espanderci il più possibile, infatti uno dei nostri progetti futuri è quello di aprire alcune filiali, per esempio una in Medio Oriente, dove il mercato arabo è molto importante in questo momento, e un'altra senza dubbio nelle Americhe. Ma non solo, perché avete altri due progetti, uno è tre, outdoor, poi un progetto legato al bio e sì, uno più tecnologico legato a un'app per il telefono, perché come sì, vi prendete cura del corpo è giusto sapersi allenare nella maniera più corretta, certo, con precisione. Oggigiorno la tecnologia è fondamentale, quindi noi implementeremo un'app con la quale qualsiasi utente potrà e visualizzare il suo allenamento in tempo reale. Inoltre gli istruttori potranno preparare una tabella di allenamento per i loro clienti e stare sempre sincronizzati. Questo è un progetto. L'altro, realizzeremo una gabbia per l'allenamento funzionale da esterno, quindi che resista agli agenti atmosferici e a tutte le intemperie. E il terzo è una linea di prodotti cardio fitness completamente ecologica, ovvero senza motore, in cui possiamo dire di essere green. Abbiamo un tapis roulant, abbiamo una scala meccanica, che è un prodotto unico al mondo di questo tipo,
e un altro prodotto per lo sprint e per gli scatti che allena tutta la parte inferiore del corpo, quindi le gambe. Quindi un allenamento a 360 gradi per ogni singolo muscolo nella maniera più corretta possibile, perché c'è chi lo fa per una questione estetica, ma non solo, perché bisogna prendersi cura del corpo. Certo, lo sport è non soltanto estetica, ma soprattutto è più salute che doni al tuo corpo. Inoltre, in questo periodo possiamo anche dire e ricordare che aumenta le difese immunitarie. Ed è super importante. Certo. Io la ringrazio per essere stato qui con noi questa sera e di aver portato Martina. La passione dell'azienda e della sua famiglia, perché parte tutto da là. Grazie io, a voi. Io ricordo che qua con noi abbiamo avuto come ospite il vicepresidente dell'azienda Panatta, ovvero l'ingegner Edoardo Panatta. Grazie. E noi non ci spostiamo qua dagli suoi di pole position, perché non abbiamo ancora finito per questa sera di conoscere le news dei prossimi ospiti che verranno sempre qua da noi a pole position. Questa sera negli studi di Pole Position abbiamo come ospite qui con noi il signor Paolo Marcati. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Lei è consigliere dell'azienda Expo Inox S.P.A. che opera nel settore delle canne fumarie dagli anni 90, però successivamente avviene una partnership con Olimpio 80. Come avviene poi il processo di crescita? Poi il processo di crescita sostanzialmente adattando i loro processi produttivi a questo settore che è in forte evoluzione. Siamo riusciti ad ottenere veramente un'industrializzazione del prodotto, anche grazie al fatto che poi negli anni 2000 il prodotto è stato certificato CE e quindi si è aperto ai mercati europei. Di conseguenza i volumi poi sono diventati veramente importanti. Certo, volumi importanti. Allora andiamo a vedere un attimino il vostro core business che si è consolidato nel tempo dopo questa partnership, ovvero le canne fumarie, che detto da me è molto semplice, un cilindro in acciaio, però lo saprà spiegare meglio lei sicuramente. Sì, molte volte si è un po' presi in giro per il fatto che saper fare un tubo. In effetti dentro questo tubo ci passano veramente tanti concetti, il concetto della sicurezza innanzitutto, perché ci sono dei fumi tossici che vanno allontanati dalle persone, dalle cose, e di conseguenza ci sono anche degli argomenti legati all'ecologia, perché dei buoni impianti inquinano meno, di conseguenza questo genera risparmio energetico e minore impatto ambientale. Quindi dentro questo tubo veramente ci sono tante cose da raccontare. Certo, all'interno di un tubo c'è tutto un concetto aziendale, da come ha detto lei, dalla sicurezza, dal contenere anche le temperature, i fumi tossici e la sostenibilità. Ma dentro questo cilindro, teniamo questa visione, c'è un concetto e dei punti molto importanti aziendali che si sono consolidati anch'essi nel tempo per farvi spiccare notevolmente sul mercato. Sì, soprattutto legati oltre ai processi produttivi anche alla distribuzione. L'intuizione del nostro presidente Mauro Travini è stata quella di procedere con l'allocazione di qualcosa come 28 punti vendita in tutta Europa e 3 unità produttive all'estero, in Francia, in Turchia, in Bielorussia. Questo ci ha aperto veramente la mente a dei nuovi scenari e dei nuovi volumi che ha portato l'azienda ad essere leader in Italia. Certo, e a proporre 33 tipologie di prodotto. Sì, siamo passati dall'acciaio Inox, che per noi è un prodotto nobile, pulito, riciclabile. Certo. La gamma si è poi ampliata con sistemi in polipropilene, volgarmente detto in plastica, piuttosto che in carbonio per le stufe a legna, stufe a pellet e quant'altro. Voi siete molto legati oltretutto al concetto di ricerca e sviluppo, infatti il futuro aziendale sono previsti ovviamente ampliamento di mercato e incrementi di prodotti, tal quale il nuovo settore della ventilazione. Il settore della ventilazione è per noi molto, molto importante e soprattutto legato anche alla sicurezza all'incendio. C'è tutto uno sviluppo legato proprio al concetto di protezione al fuoco dall'interno, all'esterno, sono dei concetti abbastanza complicati che però impongono sempre maggiore attenzione e l'uso di prodotti industrializzati e prodotti in fabbrica e non realizzati, diciamo, in cantiere. Certo, bisogna avere sempre un iter lavorativo preciso e pulito all'interno dell'azienda e mettersi degli obiettivi. E voi giustamente, visto il campo in cui operate, vi siete messi al primo posto
la qualità e la sicurezza. Io la ringrazio per essere stato qui con noi questa sera. Ricordo che qua con noi come ospite abbiamo avuto il signor Paolo Marcati, consigliere dell'azienda Expo Inox SPA. Grazie mille. Grazie a lei, arrivederci. E noi rimaniamo ancora qua insieme per qualche tempo ancora, perché stanno arrivando altri ospiti qui da noi in studio a Pole Position.